Buongiorno. Quando nel 1971 noi speleologi del gruppo speleologico marchigiano Caide Ancona abbiamo scoperto, chiesti se era giusto mantenere per noi questo gioiello per godercelo tra noi esperti, oppure non fosse molto più giusto farlo conoscere alle persone. E abbiamo preso questa seconda decisione e uscì fuori un articolo piccolo su Voce Adriatica. Dopo questo articolo fummo contattati dal comune di Genga. Il comune di Genga allora aveva circa 1000-1200 abitanti. Questo giovane assessore, che si chiamava Coriolano Bruffa, si dimostrò molto molto interessato alla cosa. E ci dice: "Ah, la voglio vedere questa grotta che dite che è una meraviglia." E noi gli abbiamo detto: "Ma guarda che per entrare in questa grotta bisogna scendere in un pozzo nel vuoto di 120 metri. Portatecimi e io ci scendo." "Ma lei non è preparato, non è uno speleologo. Fate in modo che io possa scendere." E a seguito di questa insistenza l'abbiamo portato all'entrata in alto e l'abbiamo pressoché calato giù per 120 metri nel vuoto nell'abisso Ancona. Questa persona si dimostrò di un coraggio estremo proprio. Sta di fatto che quando lui è sceso e ha visto quello che c'era, ha incominciato ad impazzire dalla gioia e dalla felicità e ha incominciato a dire: "Ragazzi, questa bellezza la dobbiamo far conoscere a tutti e dobbiamo portarle fino a qui, fino a vedere la stupenda visione delle grotte di Frassasso." Tant'è vero che fece di tutto fino al punto che nel 1973 effettuato un accordo tra il comune di Genga e la provincia di Ancona per fondare un consorzio che doveva aprire e valorizzare le grotte di Frassasso. Nel 1974, il 21 gennaio, iniziarono su un progetto fatto dall'ingegner Neroni Mercanti in collaborazione con il nostro geologo Giuseppe Gambelli. Dopo 4 mesi, questo tunnel fu scavato. Il 23 maggio cadde l'ultimo diaframma. Tutta questa storia sta a dimostrare che quando la volontà politica c'è e la visione politica c'è, anche in Italia, anche noi nelle Marche sappiamo fare delle cose straordinarie. Adesso, cosa sono diventate in questi 50 anni le grotte di Frassasso? Facendo un bilancio attuale, possiamo dire una cosa: che intanto le grotte di Frassasso sono diventate il primo sito a pagamento più visitato delle Marche ed è il secondo sito visitato in genere dopo Loreto. Poi possiamo anche fare una previsione: quest'anno sarà visitato da 280, almeno circa 280.000 turisti, per un incasso molto vicino ai 5 milioni di euro. E considerare che per le Marche è stato calcolato che le grotte di Frassasso con l'indotto valgono circa il 12% del PIL turistico della regione. Non solo gli ingressi, ma ristoranti, crociere da Ancona, gite scolastiche e via dicendo. La zona di Genga è diventata una zona di grande sviluppo economico, per cui noi speleologi, quando abbiamo scoperto la grotta, certo non potevamo immaginare quale sarebbe stato lo sviluppo. Ci tengo a risottolineare comunque che il grande impegno dell'amministrazione comunale di Genga è stato in mezzo impegno. La persona che ha avuto un ruolo più rilevante è stato il dottor Coriolano Bruffa, che purtroppo non ha potuto vedere
gli sviluppi meravigliosi che hanno avuto la sua visione, perché a lui deve essere dato il merito di quello che abbiamo oggi nelle Marche, perché sa, a noi speleologi non è che ci avrebbero tanto dato ascolto i politici di allora.